Le chiedo la sua analisi di questa partita sofferta, però vinta con carattere e grinta, caratteristiche a cui le tiene molto. Sì, diciamo che alla fine, ecco, della partita non è che il Cagliari ci ha fatto il gol, però non è che abbia creato altre situazioni o comunque siamo stati in difficoltà. Detto questo, l'avevo già detto ieri, che ci aspettava una partita molto ostica, perché il Cagliari in casa ti fa giocare comunque una partita sporca, dove devi essere bravo e attento a ribattere colpo su colpo, e quindi soprattutto da un punto di vista proprio a livello di personalità caratteriale siamo stati bravi, dopo che il Cagliari aveva raggiunto il pareggio, a riprendere il filo del discorso, a giocare, a capire che dovevamo far gol perché volevamo la vittoria e l'abbiamo ottenuta. Max. Sì, ciao Antonio, buonasera. Ciao. Beh, complimenti per la vittoria. Giustamente, l'avevo detto anch'io, l'ho sottolineato, il fatto che il Cagliari vi ha messo sì in difficoltà in alcuni tratti della gara, ma ha calciato poco in porta poi alla fine. Quindi su questo volevo chiederti, stai lavorando molto sulla fase difensiva, quanto è importante che possano crescere i singoli e mettersi al servizio della squadra, e quanto di buono comunque hai trovato in questa squadra che già aveva fatto bene l'anno scorso nella fase difensiva? Ma guarda, io penso che la migliore fase difensiva è attaccare, perché se tu attacchi non devi difendere, però durante i 95 minuti sai benissimo che sono momenti di sofferenza dove devi essere bravo e devi essere compatto a cercare di non soffrire più di tanto. Non siamo stati bravi nella situazione del cross, su questo noi dobbiamo migliorare, ripeto, prendiamo questi tre punti perché non erano scontati, è un campo molto molto difficile, io sono il primo che sono molto esigente, possiamo e dobbiamo assolutamente migliorare, però ecco, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché non era semplice, soprattutto dopo che è iniziato il secondo tempo, ci hanno fatto gol, si era creata un po' di bolgia, tra virgolette negativo per noi. Siamo stati bravi a riprenderci, a stare in partita e a vincerla. Oggi, a differenza della partita con il Lecce, devo dirti la verità, io mi aspettavo che potesse giocare con un 4-3-1-2 il Cagliari, invece ha giocato in maniera speculare a voi, quindi avete potuto usare poco l'ampiezza del campo. Non so se te lo aspettavi oppure no, però direi che in corso d'opera avete trovato una soluzione importante, ossia l'inserimento dei centrocampisti, che poi ha portato anche al calcio di rigore di Sensi, ma credo sia una caratteristica delle tue squadre quella dell'inserimento dei centrocampisti. Vedo che ci stai lavorando molto e direi che questa sera ti ha dato degli ottimi risultati. Sì, assolutamente, l'inserimento dei centrocampisti per noi è un'altra arma, così come i due attaccanti, gli esterni. Dovremmo comunque prepararci a questi cambiamenti, perché come mi è spesso successo in carriera, quando vengono poi a giocarci contro, gli altri cercano di adattarsi e tra virgolette di cercare di essere molto molto più difensivi contro di te, però noi dobbiamo essere bravi, noi dobbiamo comunque saper suonare il nostro spartito e anche in momenti in cui c'è un cambio di modulo, come può essere inaspettato all'ultimo momento, dobbiamo essere bravi e trovare le giuste soluzioni. Grazie mister. Grazie a voi, buonasera.